Giovanni Francesco Cappiolo è un noto e vecchio, fra virgolette, si intende, esperto di esoterismo. Quindi è sicuramente una delle persone più qualificate per poter parlare dell'argomento di cui adesso andrà a trattare. Signori, a voi Giovanni Francesco Cappiolo. Allora, il tema di cui ci occupiamo oggi è gli aspetti simbolici della rosa all'interno del movimento rosicruciano. Voi sapete che non viene affatto dato per scontato che sia esistito un movimento rosicruciano, una congregazione, una confraternita, una associazione esoterica che si chiamasse Rosa Croce. Ognuno si sono state esposte tante teorie, tante idee. Ci sono i negazionisti come Umberto Eco, ci sono coloro che invece ne hanno sostenuto l'esistenza come insigni personaggi, come Guénon, come Jean-Marc Rivière, come René Allot, come Reghini, tanto per citare qualcuno che fa parte della storia della cultura italiana. Parto da questo per arrivare alla rosa, perché se prima non cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando, io elaborai fin dal mio primo libro che si chiamava Il volo del pellicano, potete capire se non si parla di Rosa Croce, elaborai la mia teoria per cui i Rosa Croce sono in realtà l'espressione di qualcosa d'altro. Questo non significa che io neghi che sia esistita una confraternita dei Rosa Croce. Dico soltanto che la confraternita che si è denominata Rosa Croce dal 1622 in poi, prima esisteva lo stesso ma si chiamava in un altro modo. E questo lo affermo su delle basi fondate su delle ricerche mie. Ad esempio, il fatto che i Rosa Croce fossero fin dall'inizio l'espressione di un momento storico preciso. Il momento storico preciso è citato nella Genesi e precisamente nel passo 49. Nel capitolo 49 della Genesi, Giacobbe divide tra le 12 tribù ebraiche il destino, il logos, la competenza, e una in particolare la identifica. Perché io cito questo passo del 49 della Genesi? Uno, perché è citato in una serie di documenti rosicruciani. Ad esempio, il 49 della Genesi viene citato in un libro che io ho tradotto dal tedesco, spero di trovare prima o poi un editore che lo pubblichi, che si chiama Figure segrete dei Rosa Croce, manoscritti di Altona 1785-1788, che citano il 49 della Genesi. Ad esempio, viene citato da un personaggio che si chiama Giuda l'Ebreo, o Leone l'Ebreo. È un medico che vive nel 1660-1670 e che tra l'altro è il figlio di un personaggio molto particolare che si chiama Isaac Abravanel, che era il ministro delle finanze del Regno del Portogallo, che è nel momento in cui quella bigotta della regina del Portogallo comincia a perseguitare gli ebrei e deve scappare, e scappa con questo figlioletto giovanissimo che spinge a studiare medicina. Ma non è che scappa a caso, va nei posti dove gli antesignani dei Rosa Croce dell'epoca si riunivano, e quindi va a Venezia presso il nobile Vendramin, presso il quale c'era Leonardo, c'era Luca Pacioli, c'era Giorgione, a cui commissionò La Tempesta, che è un quadro rosicruciano. Quindi, come vedete,
ci sono un po' di cose che convergono sul fatto che ci fosse qualcosa di antecedente, no? E che cos'era la cosa di antecedente? In questo passo 49 della Genesi, innanzitutto si identifica il simbolo della tribù di Giuda, che è il leone. E voi vedrete, c'è tutta una serie di personaggi rosicruciani che quando si fanno fare il ritratto, si fanno fare il ritratto col leone sotto. Ma anche nell'arte voi trovate delle influenze di questo. Per esempio, un signore che si chiamava Samuel Goodwin, quando fonda la sua casa cinematografica, come inizia i suoi film? Con un leone che ruggisce. Quindi voi trovate tutta una serie di elementi. Cosa si dice in questo passo? Si citano tre colori. Si cita il colore della pianta della vite, che è verde, si cita il colore bianco del latte, che è rosso, e si cita che è il bianco del latte, che è bianco, e si cita il colore del vino e del sangue, che è il rosso. E voi noterete che quando c'è una persona in sospetto di rosicrucianesimo a Milano, che è il conte von Wilsbeck, che istituisce a Milano la loggia Cisalpina Ausonia, che è la loggia da cui nascerà l'Unità d'Italia, assieme alla loggia di Torino, Concordia. Quando istituisce quella loggia, quali sono i colori che vengono adottati? Il bianco, il rosso e il verde. Come è vestita la Beatrice di Dante quando gli compare nel paradiso? Di bianco, di rosso e di verde, che sono i colori della tribù di Giuda. Arriviamo alla rosa, ci arriviamo, abbiate fede. Quindi noi abbiamo questa cosa che Gioacchino da Fiore, nell'Aquila Gigliata, chiama la Radix Davidis. E la Radix Davidis contraddistingue, senza che nelle nostre scuole venga raccontato, la storia di almeno 10 secoli. Perché la Radix, che ci sono delle versioni in cui determinate cose vengono mistificate. Per anni si sono venduti libri facendovi cercare i figli di Gesù Cristo, ma questo è stato un meccanismo per depistare dalla ricerca di questo concetto che la linea di sangue non è quella di Gesù Cristo, perché lo stesso Gesù Cristo faceva parte della Radix Davidis. E il signor Matteo Evangelista ci mette 10 pagine nel suo Vangelo per spiegare che lui discendeva dalla Radix Davidis, cioè dal famoso albero di Jesse, tanto da parte di madre che da parte di padre. E la Radix Davidis cos'era? Era la tribù di Giuda. E quando un libro che vi vietano di leggere e che invece dovrebbe essere studiato nelle scuole, perché ci potrebbe insegnare a non ripetere determinate cose, che è il Mein Kampf, perché voi vi insegnano a odiare Hitler, ma non vi insegnano a studiare Hitler. Per evitare che torni Hitler bisogna studiarlo, non bisogna ignorarlo. Uno si legge il Mein Kampf e scopre che Hitler non ha mai parlato di perseguitare gli ebrei. Hitler parla solo di perseguitare gli giudei, non gli ebrei. A parte che c'è un ulteriore problema, che delle altre 11 tribù ebraiche l'evoluzione è un po' nebulosa, ma comunque il problema verte sulla Radix Davidis. E i Rosa Croce non sono altro che l'evoluzione della Radix Davidis, che si era impiantata in Occidente sulle coste della Francia tramite una invasione di tribù che venivano chiamate miriamiche, e la traduzione di quello che era l'origine della Radix Davidis. Perché l'origine vera della Radix Davidis era che nella Radix Davidis si fondessero due tradizioni archetipe degli esseri umani, che erano la tradizione atlantidea e la tradizione iperborea. Se voi andate a analizzare i nomi delle tribù ebraiche, trovate delle radici equamente divise tra radici iperboree e radici atlantidee, perché la tribù di Dan non ha un nome semitico,
come la tribù di Ruben non ha un nome del nord. Probabilmente dietro l'idea della unificazione delle 12 tribù e della edificazione del Tempio di Salomone c'è l'archetipo della grande fratellanza che avrebbe dovuto rimettere assieme due civiltà che precedentemente si erano distrutte a vicenda. Tanto è vero che i Rosa Croce adottano un simbolo. Questo che vedete, lo vedete? Questo simbolo dei Rosa Croce, questa è la versione francese, c'è anche la versione italiana. Questo qui è il frontespizio delle figure segrete dei Rosa Croce, di quel famoso libro che ho tradotto. E vedete che c'è una croce con la rosa in mezzo e poi c'è un versetto del Cantico dei Cantici, altrimenti detto Cantico di Re Salomone, che dice: tu sei la rosa di Sharon, tu sei il ciglio del valle. Cosa sono? E qui arriviamo al discorso della rosa, la rosa di Sharon e il ciglio della valle. Sono i popoli del nord e i popoli del sud che sono unificati nella dimensione della grande fratellanza del Tempio di Salomone. Tutta la storia del movimento rosicruciano sarà costruita sulla rosa e sul ciglio. Un'opera non pubblicata di D'Annunzio si chiama Romanzi della rosa, del ciglio e del melograno. E la rosa e il ciglio verranno richiamati in tutta una serie di disegni alchemici, di raffigurazioni, che devono raffigurare queste due evoluzioni dell'umanità che in qualche modo, prima che nella storia dei secoli, sono sempre state in urto, si sono sempre fatte del male, che nei secoli devono cercare di ricomporre questa cosa. Non è il mio, giuro. Allora, il ragionamento, quindi il primo significato della rosa qual è? La rosa di Sharon sono le popolazioni del sud, il ciglio della valle sono le popolazioni del nord. Poi la rosa acquisisce tutta una serie di significati ulteriori, perché conoscere la rosa di Sharon, specialmente nella tradizione occidentale, significava essere un iniziato, cioè essere venuto a conoscenza di un sapere che non era a disposizione di tutti. E quindi un signore che è un Rosa Croce senza saperlo, che si chiama Puleio, scrive un'opera che si chiama L'asino d'oro, dove l'uomo rimane asino finché non mangia delle rose. E il simbolismo delle tre rose, che è cosa diversa dal simbolismo della rosa, significa appartenere a un'organizzazione iniziatica. Tanto è vero che tutti i pittori rinascimentali in odore di rosicrucianesimo, tutti i simboli esoterici dipingeranno meno che la rosa. Voi non trovate una rosa nei quadri di Giorgione, nei quadri di Tiziano, nei quadri di Leonardo, perché faceva parte di ciò che non poteva essere. Trovate pellicani, Tiziano fa un bellissimo quadro dove c'è un pellicano enorme, trovate tutto il simbolismo rosicruciano meno quello della rosa, perché la rosa era, oltre a essere mistica, era segreta. E essendo segreta non poteva essere messa sotto gli occhi di tutti. Si diceva che quando qualcosa si voleva dire nella massima segretezza si parlava sub rosa. Lo stesso Isaac Brabanel utilizza questo termine in uno dei suoi libri, nel frontespizio. Fa una specie di ex libris dove c'è scritto sub rosa. Tenete presente che questo è un personaggio, Isaac Brabanel, di cui voi magari non avete mai sentito parlare, ma se vi comprate un libricino del Principe Sangro di San Severo, del quale magari avete sentito parlare un po' di più, che si chiama Il Lume Eterno, lui gli spiega che colui che aveva divulgato
alla famiglia d'Aquino il segreto del lume eterno, e lui parla in chiave simbolica, lei non parla, era stato Isaac Abravanel ad Ankara, in Turchia, di Istanbul. Nel senso che Isaac Abravanel, 3 secoli di storia, li impronta tutti, perché diventa il capo di questa confraternita nascosto, perché è lui che convoca Luca Pacioli a Venezia e, convocandolo, apre la scuola di matematica a Venezia, che poi sarà diretta da Bragadin, dal nipote del grande ammiraglio. È lui che organizza i pittori, è lui che dà la disposizione a Pacioli di insegnare la matematica a Leonardo. Leonardo cambia il suo modo di dipingere dopo che conosce Pacioli. C'è un Leonardo prima di Pacioli, c'è un Leonardo dopo Pacioli. Perché avviene l'introduzione nell'arte di uno dei grandi segreti dei Rosa Croce, che è il Metatron. Il Metatron è il segreto dei solidi platonici. Tant'è vero che Pacioli, quando pubblica un libro che è interamente dedicato ai solidi platonici e si chiama De Divina Proporzione, commissiona le illustrazioni a Leonardo. Le illustrazioni dei solidi platonici finali sono di Leonardo. E è uno dei simboli del Metatron, no? Che è la cosiddetta rosa geometrica, cioè sono degli sviluppi dei lati in chiave solida, dei lati geometrici, che formano una specie di rosa con gli spigoli. E quindi cosa succede? Succede che la Radix Davidis, che fino a un certo punto è Radix Davidis, poi diventa Rosa Croce, confraterna di Rosa Croce, ma intanto cambia altri 3 nomi, perché la Radix Davidis, subito dopo Gioacchino da Fiore, cambia e diventa Fedeli d'Amore. I Fedeli d'Amore sono la Radix Davidis, e lo fa capire molto bene Dante, perché quando cita Gioacchino da Fiore lo cita in un passo molto preciso e con una definizione molto precisa. Dopo che si chiamano Fedeli d'Amore cambiano ancora nome, perché chi si occupa di riassettare il mondo dei Rosa Croce è un signore che si chiama Giordano Bruno, il quale decide di chiamarli Giordaniti. Questo non lo dico io, lo dice la più grande studiosa di Giordano Bruno che abbiamo avuto, che si chiamava Frances Yates ed era professoressa d'Oxford, all'Università di Oxford, che scrive questo libro che si chiama Giordano Bruno e la tradizione ermetica, che vi consiglio di leggere, che è uno dei libri più belli che abbia mai letto in vita mia. Giordano Bruno nel 1589 va in un posto a caso, va ad Ulm. Ulm è un posto vicino all'Università di Tubinga, e ad Ulm si registra all'anagrafe. Fortuna che i tedeschi sono precisi, per cui qualche documento si salva da loro. Si registra all'anagrafe non come Giordano Bruno, ma col suo nome vero, che è Filippo. Lui si registra all'anagrafe di Ulm per la permanenza, perché poi fa il lettore all'Università di Tubinga, come Filippo Timoteo, che era Filippo il nome all'anagrafe, Timoteo che aveva scelto lui perché era un personaggio che gli piaceva. Invece il nome Giordano era il nome che aveva preso nel prendere i voti da frate domenicano, perché lui era dell'ordine dei domenicani. E nel momento in cui Giordano Bruno va ad Ulm, misteriosamente ad Ulm convergono 5-6 personaggi. E sono lì, figurano, perché li registravano quelli che andavano nei comuni, si dovevano registrare in Germania. E c'è un signore che si chiama Jacob Andreae, che era un enorme personaggio della storia della Baviera, perché aveva riunificato, dopo anni di liti, le chiese protestanti del posto. Era praticamente un gradino sotto Lutero. Poi c'è un signore inglese giovanissimo che si chiama Robert Flood. Poi c'è un signore che si chiama Michele Mayer,
E poi c'è un signore che pochi conoscono che si chiama Simon Studium, che è conosciuto dalle sue parti, ma da noi mica tanto. Questi signori saranno coloro, tranne Jacopo Andreae che muore, ma ci sarà suo nipote che si chiama Johann Valentin Andreae, saranno i signori che daranno corso al movimento della Rosa Croce nella sua massima visibilità, cioè dalla pubblicazione a Parigi dei manifesti e della Fama Fraternitatis, nella quale la scelta della rosa e della croce come simbolo è una scelta precisa, perché all'inizio, quando Simon Studium, subito dopo che muore Giordano Bruno, perché anche Giordano Bruno, la morte di Giordano Bruno, bisogna interpretarla. Giordano Bruno era un signore che parlava 6 lingue, perché uno, se lui uno fa il lettore all'Università di Oxford, vuol dire che sa l'inglese. Se poi fa il lettore all'Università di Tubinga, vuol dire che sa il tedesco. Se poi fa anche il lettore all'Università di Parigi, vuol dire che sa il francese. È italiano, quindi sa l'italiano, e sapeva anche il latino e il greco, perché ha scritto dei libri in latino e ha tradotto delle cose dal greco. Quindi questo era Giordano Bruno. Non era proprio uno che veniva dalla piena, cioè. Allora, Giordano Bruno a un certo punto, dopo che fa la famosa riunione di Ulm, dove nascono i giordaniti, evidentemente riceve qualche messaggio particolare, perché cessa qualunque tipo di attività, fa passare qualche annetto e va a Venezia. Non è molto contraddittorio che vada a Venezia, perché Venezia era l'unico posto in Italia dove un eretico era al sicuro, come un ebreo, come chiunque, perché a Venezia non tirla. Venezia non ha mai fatto entrare a comandare i preti della Chiesa Cattolica più di tanto, se voglio dire. E lui a Venezia era tranquillo. Aveva anche trovato una famiglia nobile che lo faceva campare. C'era un incarico che poteva prendere all'Università di Venezia, che gli aveva offerto la famiglia Foscari. Quindi poteva stare tranquillo a Venezia, no. Si fa fare una specie di lettera di raccomandazione di un signore che non è neanche un signore, perché il famoso Mocenigo che fa la lettera di raccomandazione a Giordano Bruno è uno che non conta niente. E con questa lettera, nella quale si chiede di non fargli nulla nonostante lui sia scomunicato, se ne va a Roma. Ora, o Giordano Bruno è un idiota o cerca di fabbricare un ulteriore depistaggio dai giordaniti, offrendo la sua vita in maniera da salvare la pelle agli altri. Evidentemente, nell'ambito della guerra della Radix-David, si era saputo di questa riunione sub rosa, e in questa maniera Giordano Bruno è riuscito a far convergere su di sé i fulmini. Sta di fatto che poi ancora la rosa non compare, perché Simon Studium, e anche qui questo è un personaggio che bisogna spiegarlo, Simon Studium è un signore che ha scritto un solo libro, uno, si chiama Naometria, è un libro di 2000 pagine in latino, che parte con una dedica a Gioacchino da Fiore e parte con una citazione della Radix Davidis. Questo libro è contenuto in una università del Württemberg, sempre in Baviera, pochi chilometri da Tubinga. Questo libro non l'ho mai letto nessuno. Se voi scrivete all'Università del Württemberg e vi chiedono e gli chiedete una copia per studio e per traduzione, vi rispondono, come hanno risposto a me, come hanno risposto a Umberto Eco, come hanno risposto a tutti quelli che l'hanno chiesto, che il libro non è disponibile perché è in fase di restauro. Questo da quando è stato scritto? Dal 1604. Naometria in greco significa arte di misurare o di costruire il tempio. Naos metros. Questo è uno studio, quindi un signore che ha scritto un libro che qualcuno vuole che non si legga. No, perché è chiaro che se il libro rimane lì, chiunque lo chieda e non te lo fanno né vedere né tradurre, vuol dire che c'è un meccanismo di potere che ritiene questo libro pericoloso. Con
Contemporaneamente alla pubblicazione di questo libro del 1604, cioè a 4 anni dalla morte di Giordano Bruno, a 6 anni dalla famosa riunione di Ulm, Simon Studium annunzia di aver che l'ordine dei crucesignati si è dato la regola ed è pronto per operare. Cavalieri crucesignati. Ce n'erano stati qualcuno in precedenza di cavalieri crucesignati, no? Mi pare che si chiamassero templari. E il loro rapporto con la Radix Davis è stato un rapporto controverso per una serie di motivi, dove allargherei troppo il discorso a spiegarle. Sta di fatto che poi successivamente, nel 1622, compare la rosa. Compaiono il manifesto fraternitatis, il manifesto la fama fraternitatis e la riforma fraternitatis, altrimenti chiamati i manifesti della Rosa Croce, che nella intestazione iniziale dichiarano di essere ispirati alla rosa e alla croce. La rosa e la croce cosa sono? Sono ciò che era nato e ciò che è risuscitato. La rosa è qualcosa che viene prima della croce. La tradizione della rosa addirittura viene dall'Oriente. Per esempio, uno dei simboli più belli della religione di Zoroastro è la rosa gialla, detta Tea, che è il simbolo dell'iniziazione. E siccome c'è un certo influsso di Zoroastro, c'era stato tanto nel mondo ebraico, tanto nel mondo latino, perché comunque ci sono state delle contaminazioni, c'è una parte nobile della tradizione talmudica ebrea che viene dalle corti babilonesi, ma anche dalle corti persiane, anche dalla cattività. C'è un personaggio della Bibbia che è il profeta Daniele, che è un personaggio assolutamente a cavallo tra la tradizione zoroastrica e la tradizione ebraica. Sotto questo profilo, quindi, compare la rosa, che è la nascita, compare la croce, che è la morte, viene confermato il pellicano, che è la risurrezione tramite il sacrificio. Che non sono per il Rosa Croce momenti di fede cristiana, sono archetipi. Non so se mi sono spiegato. Il Rosa Croce, nella origine orientale che è la rosa, nella traduzione di questa origine orientale nella figura del Salvatore, perché non dimenticate che l'ultimo capitolo dello Zenda Vesta di Zoroastro parla del Salvatore, tant'è vero che chi è che va a riconoscere la regalità nella leggenda mitica della natività di Cristo? I magi, che sono personaggi provenienti da quella tradizione. Sono personaggi, sono zervaniti zoroastrici, non sono personaggi della tradizione né medio orientale né occidentale. E questo presupposto per cui riconoscono la regalità della Radix Davidis è un presupposto fondamentale. E sono fondamentali e simbolici anche le tipologie dei doni che vi cantilenano nei catechismi senza spiegarvi mai, che hanno un significato. Quindi compare la rosa, la croce e il pellicano, che sono la nascita, la morte e la risurrezione, che sono i momenti fondamentali della mistica dei Rosa Croce. Si nasce in nome della rosa, si muore in nome della croce, si risorge in nome del sacrificio del pellicano. Che è pellicano che nella versione esoterica che ci dà Leonardo nel Bestiario, che ci dà Brunetto Latini nel Tesoro dei Tesori, che ci aveva dato in precedenza Sant'Isidoro di Siviglia, vi insegnano nei catechismi cristiani che il pellicano nutre i piccoli col sangue. Ma i personaggi di Rosa Croce non scrivono questo, scrivono che risuscita i piccoli col sangue,
cioè che i piccoli muoiono e il pellicano col sacrificio del suo sangue li resuscita. E da un punto di vista esoterico è molto diverso il pellicano del cristianesimo dal pellicano dei Rosa Croce. Come è diversa la rosa del cristianesimo dalla rosa, perché la rosa c'è anche del cristianesimo. La rosa è il fiore di Maria, è la verginità, no? C'è un mese che è intitolato alla rosa nei catechismi, nelle novene cristiane, che è il mese di maggio. E il numero è il 9. Per il Rosa Croce la rosa non è la verginità. La rosa per il Rosa Croce è la purezza di come nasciamo, che non è la verginità. La purezza è un'altra cosa rispetto alla verginità. La costruzione dell'archetipo cristiano è, ha delle caratteristiche diverse dalla costruzione dell'archetipo Rosa Croce. E questo perché? Perché nel Rosa Croce confluiscono lo zoroastrismo, tant'è vero che il capo delle confraternite rosicruciane si chiama Ormus, e tu tanti si sono scervellati per capire cosa significava Ormus. Ormus era il modo latino di scrivere Ahura Mazda, che è il dio di Zoroastri, il dio del bene, che si contrappone ad Ahriman, che è il dio del male. E allora, contraendo Ahura Mazda, si aveva la parola Ormus. Quindi, sto per concludere, quindi noi abbiamo una dimensione di questo simbolismo particolare e che poi non rimarrà confinata in quel periodo, perché la tradizione della rosa rosicruciana cammina, talmente che cammina che oltre ad avere le figure segrete dei Rosa Croce del 1785, abbiamo un rifiorire delle tradizioni dei romanzi della rosa, anche della tradizione cavalleresca, alla fine dell'Ottocento, tramite gli eredi artistici dei Rosa Croce, che sono i simbolisti. I simbolisti che avevano come capostola Gustave Moreau, che dipinge un quadro sulla rosa, molto bello. I simbolisti che prendono in pieno la tradizione dei Rosa Croce, che sono dei Rosa Croce, cambiano ancora il nome, non si chiamano Rosa Croce, si chiamano Nabbi, e formano la confraternita dei Nabbi. Nabbi in ebraico significa profeta. Ora, questi Nabbi non sono gli ultimi arrivati, cambiano l'arte del loro periodo, cioè dopo il simbolismo, che si chiama proprio così, si chiama simbolismo, per quello che poi quelli che si occupano di simboli come me, per non passare per pittori, devono parlare di simbologia. I simbolisti, che non sono solo Moreau, sono Gauguin, sono Fernand Croff, sono Serusier, sono Felicien Rops. I simbolisti, che sono dei pittori straordinari, nascono perché? Per una cosa elementare, perché c'è un varco enorme che si è aperto per il rosicrucianesimo nella pittura, perché è nata la fotografia, quindi muore la pittura tradizionale, la ritrattistica, la paesaggistica, muoiono. Perché Gauguin fa un articolo sul giornale di New York dove dice: noi sappiamo in che direzione dobbiamo andare, tant'è vero che l'arte pittorica, che capirà il loro primo manifesto di Gauguin, di Gauguin, arriverà addirittura all'astrattismo e al surrealismo, che sono una conseguenza del fatto che era nata la fotografia, quindi dipingere la realtà non aveva più molto senso se io potevo riprodurla completamente, dovevo interpretarla la realtà. La prima fase è l'interpretazione con i simboli, e l'ultima fase la farà ancora un rosicruciano, un Rosa Croce, la farà Salvador Dalì, che è
dipinge come suo ultimo quadro La Rosa Meditativa, che è uno dei quadri più famosi del mondo. Non ve l'ho portato perché lo trovate utilizzato in tutti i modi. È un'enorme rosa rossa su un paesaggio dietro, che addirittura dirà: non ho, vado oltre, quindi vado nel surreale. L'arte si sposterà dal reale al simbolico, all'astratto, al surreale. E tutta questa caratterizzazione, caratterizzata dal modo diverso come dipingono la rosa. Voi vi pigliate la rosa di Moreau, voi vi pigliate la rosa di Dalì, li mettete a paragone e capite la differenza. Tutto questo percorso viene fatto tramite la cultura rosicruciana. E quando poi si arriva da lì, dopo da lì succede una cosa strana, nel senso che da lì è l'ultimo ormusso, in base alle mie ricostruzioni, della confraternita di Rosa Croce. Nel senso che i Rosa Croce fanno una cosa che già in altri momenti storici hanno fatto: tornano sepolti, tornano sotterranei. Diventa probabilmente, senza che noi lo sappiamo, come una specie di fiume carsico che si riaffonda nel terreno e si rende invisibile perché capisce, comprende, che i tempi non sono ancora maturi. E quindi il posto della rosa dei Rosa Croce viene preso dal posto della rosa dei cospirazionisti. Nascono tutta una serie di sette che utilizzano il simbolismo del rosicruciano, la rosa, eccetera, eccetera, per i modi del tutto diversi. E quindi si confondono un po' le acque, perché poi chi non approfondisce tende a confondere il passato col presente. No? Se uno glielo spiega cos'era il passato e cos'è il presente, la differenza tra un Dalì, che posso dire, e un Crowley diventa relativa, no? E tutto questo avviene nella misura quantitativamente maggiore in Inghilterra, nella tradizione anglosassone. Cioè è la tradizione anglosassone la principale protagonista della trasformazione del simbolismo dei Rosa Croce in un simbolismo controiniziatico. Io adesso non voglio fare un discorso di discriminazione etnica, dico solo un fatto che succede lì. Succede lì che la Rosa Croce diventa Golden Dawn. Cioè, non è un fatto. Prima diventa Societas Rosicruciana in Anglia, che era una roba un po' a metà strada, ma poi diventa Golden Dawn. Succede lì che la Blavatsky incontra colui che la porterà dalle sue posizioni, dalla teosofia allo spiritismo, per la quale il cuore spirituale della Blavatsky, che erano Steiner e Hartmann, sono costretti a staccarsi. Erano i suoi due segretari, scrittori straordinari, devono staccarsi, non possono più seguirlo la Blavatsky, perché l'incontro con quel prete spretato che l'ha portata su certe posizioni era inaccettabile per loro. Quindi è una cosa parallela a quello che è successo anche all'interno della massoneria e che è successo all'interno di alcune cerchie iniziatiche. L'abbiamo già visto succedere questo. Voi, per esempio, non sapete che la parte più esoterica del cristianesimo era Sant'Agostino. E l'ordine più esoterico del cristianesimo erano gli agostiniani. Nessuno vi dice che, per esempio, i templari non nascono con la regola di San Bernardo, nascono nella regola di Sant'Agostino. L'anno dopo, per farsi riconoscere dal Vaticano, sono costretti ad adottare la regola di San Bernardo, perché San Bernardo era l'Andreotti dell'epoca, dovevano fare i conti. Ma nascevano, ma anche Sant'Agostino aveva dovuto fare i conti. Siccome lo stavano scomunicando perché eretico, la madre lo spinge ad andare da Sant'Ambrogio,
è Sant'Agostinopoli, siede a Milano da Sant'Ambrogio, fa finta che si è convertito e Sant'Ambrogio lo perdona. È una storia vecchia, la storia dell'incorrersi tra iniziazione e controiniziazione, tra rosa simbolo di resurrezione e rosa simbolo di morte, è una storia vecchia, non è una storia contemporanea, è una storia che si è ripetuta nel tempo, per cui cosa succede? Si porta le persone a dare la colpa al simbolo di quello che noi invece ci mettiamo dentro. Ma in realtà le cose non stavano in questi termini e non stanno ancora in questi termini. Io non so se la rosa potrà essere, tornerà a essere spiegata nel modo corretto al massimo numero delle persone possibili. Però il fatto di veder nascere una rivista che si chiama La Rosa Mistica, se penso che da una loggia che si chiamava così è nata la parte bella della massoneria, poi hanno provveduto a imbavagliarla, ma è nata la parte bella della massoneria, è una cosa che mi dà immenso piacere. Spero che sia un segno dei tempi, che magari il periodo della sommersione sia passato. È una speranza, vediamo se succede. Vi ringrazio.